salvation is here, you know. So you don't need to look to the outside world. Quando da bambino non vieni amato, quando non c'è amore, non puoi dire che è mancanza d'amore perché non hai le parole, hai solo questa sensazione, un buco nello stomaco, una sensazione di vuoto, una mancanza d'amore che fa colpire gli altri. Casa pulita, casa ordinata, ero la disperazione di mia madre, ero la mia stessa disperazione. Mio padre faceva l'attore, fingeva di professione. Perfezione, perfezione! E io piangevo e continuavo a sbagliare, sbagliavo sempre. Ero maldestra, così maldestra. Il sottoscala. Il sottoscala. Fino a quando non imparo a comportarmi bene e a portare rispetto nel sottoscala. All'occhio per occhio, dente per dente. Hai voglia di aggredire gli altri per questa mancanza d'amore. Colpisci quelli che ti sono intorno, colpisci la gente, gli adulti. La mia amica invisibile, una voce in testa. Arrivò che avrò avuto circa 4-5 anni, o forse prima, chi lo sa. Ma all'età di 7 anni lei era sempre con me. Parlavamo nei momenti di noia, nei momenti imbarazzanti o nei momenti strani, quando ridacchiavo e i miei si domandavano cosa avessi e mi punivano perché ero sciocca, scortese o maleducata. Fu 8 anni che diedi un nome alla mia amica. Odiavo Londra e l'appartamento dove vivevo perché c'era tutta gente snob, tranne una signora che mi era veramente simpatica e che chiamavo Lady. La mia Lady viveva in fondo alla strada ed era sempre lì in giardino davanti alla casa col suo cane Benji. Mi chiamava Birba ed era sempre gentile e mi sorrideva. Chiamava anche Benji Birba e si vedeva che gli voleva bene, anche se a volte gli diceva che era una peste, una canaglia, una vera bestia. La mia amica mi disse che aveva un sacco di cose divertenti che avremmo potuto fare insieme. Io non ero molto convinta, così le chiesi se erano cose cattive, ma lei continuava a ridere sempre di più e poi mi disse: tu aspetta e vedrai. Lì capì che la mia amica era una peste, una canaglia, una vera bestia. Così la chiamai Benji. Arrivata a 8 anni, un giorno mia madre mi disse: hai appena rotto quella cornice. L'hai rotta. Non è vero. E invece sì, ti ho visto. Non l'ho fatto apposta. Non è vero, ti ho visto. Non l'ho fatto apposta. L'hai presa e l'hai gettata a terra. Non è vero. Ti ho visto. È stata Benji. Non fare la stupida. È stata lei. Piantala con la storia di Benji. Sei stata tu. No, è stata Benji. Ascoltami bene, sei stata tu ed è ora che la smetti. Ma è stata lei. Ed è così che è cominciata. Loro erano lontani da tutt'altra parte. Genitori, insegnanti, sorella, tutti. Io e Benji eravamo da questa parte. L'odio cresce con la consapevolezza. E non erano altro che guai mentre Benji se la rideva. Non riusciva a fermarla. Non riuscivo a controllarla, mi faceva paura. Si era svegliato, l'avevo colpito. L'avevo preso in testa e gli avevo fatto male. Gettai in terra il martello, mi voltai, uscii dalla stanza, uscii di casa. Me ne andai in giro, Benji mi portò in giro. Camminammo a lungo, vagammo così e basta. La polizia mi ritrovò. Mia madre venne a prendermi. Sei una pazza, sei una folle, sei una matta, sei una mentecatta. Alienata, psicopatica, psicotica. E poi dovetti andare da uno psichiatra. Non perché avevo colpito mio padre, ma perché avevo colpito me stessa. Mi diedi una martellata in testa.
Allora sì che successe qualcosa, aveva funzionato. Avevo paura perché lo psichiatra faceva delle domande. Mi dissi, meglio non rispondere, altrimenti scopre che sono matta e mi spedisce nella fossa dei serpenti. Disse, prima hai cercato di dare una martellata al tuo insegnante di tecnica, poi hai dato una martellata a tuo padre e infine ti sei dato una martellata in testa. Io, la serial killer del martello. Io volevo spiegarglielo che non erano andate così le cose, ma poi mi fa, perché hai scelto proprio il martello? Smisi di andare dallo psichiatra. A 16 anni pensai che la cosa migliore da fare fosse andare via, lontano, andarmene. Presi un monolocale. In quella camera diventai pazza. Benji cominciò a spazientirsi, cominciammo a litigare. Benji era nervoso, urlava, litigava. I vicini protestavano, cantava nel cuore della notte, urlava, bestemmiava, batteva contro i muri. Venne la polizia e mi portò in manicomio. Tutti quelli della comunità erano amici. Rimasi con loro per 2 anni, ma quando cominciai a sentirmi meglio, Benji tornò ad essere più forte. Si arrabbiò, isterica. Le solite urla, le solite bestemmie contro la comunità. Stravolgeva l'equilibrio. Cercai di sedere su. E poi presi un altro appartamento in affitto. Nessun bisogno di Benji. Veri amici ora in carne ed ossa. Ma mi sentivo sola in quell'appartamento. Ho provato, ma non ci riuscivo senza Benji. Così mi sono detta, perché non prendermi un cane? E ho fatto proprio così, una cagnetta vera, non immaginaria. Ma una cagnetta fantastica, una vera birba, facciamo tutto insieme. Certe volte ho l'impulso di farla conoscere a Benji, solo per sapere che ne pensa. Vorrei anche che Benji tornasse, per una volta, per l'ultima volta, perché credo di doverle delle scuse. Cavolo, era la mia migliore amica e vorrei dirle addio, ma non ci riesco, non devo pensare a Benji o al passato, devo solo pensare alla mia cagnetta. Una peste, una canaglia. Una vera bestia. Si chiama Lady. Un nome come un altro.